si torna a parlare di banche e indagati. Questa volta a finire sotto i riflettori è uno dei principali gruppi bancari a livello mondiale, la Deutsche Bank. La banca tedesca è indagata dalla procura di Trani per manipolazione di mercato. L'indagine riguarda la vendita, per un importo complessivo di circa 7 miliardi di euro, di titoli di Stato italiani, avvenuta nel primo semestre 2011. Secondo l'accusa, la banca tedesca ha nascosto agli investitori e al Ministero dell'Economia italiano la sua intenzione di ridurre drasticamente e in poco tempo il suo pacchetto di titoli italiani. La banca se n'è disfatta in piena crisi del debito sovrano, poco prima della lettera della BCE che di fatto segnò la fine del governo Tremonti-Berlusconi e l'avvento di Mario Monti. Quella mossa, secondo il PM di Trani, Michele Ruggero, ha alterato la regolare formazione dei prezzi dei titoli. La vendita massiccia dei titoli di Stato italiani, secondo l'accusa, ha alterato il valore di mercato dei titoli stessi, perché è stata fatta violando la normativa in vigore. Nei giorni scorsi, i militari della Guardia di Finanza di Bari e il PM hanno sequestrato atti e email nella sede milanese dell'istituto tedesco. Tra gli indagati dell'ex management della Deutsche Bank comparirebbe il nome di Josef Ackermann, nonché ex presidente. Quest'ultimo, accompagnato da Jürgen Fischen e Ashman Jan, i quali all'epoca dei fatti avrebbero ricoperto il ruolo di co-amministratori. Sì, la tragedia è che purtroppo le banche producono di fatto uno scandalo, direi ogni mese, ogni momento, tra l'Euribor, la manipolazione dei mercati, le quattro banche che falliscono, tutta insomma la serie di questioni, indubbiamente si creano numerosi problemi. E la cosa più tragica è che il nostro governo, invece di dare soddisfazione ai cittadini che vengono in continuazione depauperati dalle banche e agitati con tutti questi scandali, invece con gli ultimi due decreti ha introdotto l'anatocismo annuale, le case del patrimonio immobiliare degli italiani verrà svenduto all'asta in meno di 6 mesi con 3 aste, con fortissime riduzioni del valore immobiliare, gli imprenditori, quelli cosiddetti palazzinari che facevano degli investimenti nel settore immobiliare probabilmente non chiederanno più i mutui, perché è evidente con la crisi che c'è, la crisi colpisce tutto, i palazzinari, le famiglie e di conseguenza anche le banche, cioè praticamente un mercato fermo. In tutto questo mercato fermo però le banche continuano a fare danno quando non riescono ad prendere i soldi dai privati, con gli investimenti fasulli o con altro, giocano con i mercati. Ed è questo il caso, diciamo, che si prospetterebbe, secondo le accuse del pubblico ministero di Trani, nel caso Deutsche Bank. Sostanzialmente la questione si riassume in una battuta, con 3 pubblicazioni nel periodo del febbraio e nel marzo 2011, la Deutsche Bank sostanzialmente, se da un lato appoggiava il governo italiano, dall'altro invece riduceva drasticamente nel brevissimo termine, nel primo semestre 2011, il possesso di titoli del debito italiano in portafoglio, che nel 2010 ammontava 8 miliardi di euro. Quindi la vendita massiccia dei titoli di Stato italiano per oltre 7 miliardi entro il giugno del 2011 ha alterato il valore del mercato, secondo il dottore Ruggero, perché è stata fatta violando la normativa in vigore. Ricordiamo solamente per la cronaca che quel periodo in cui finiva il governo Berlusconi succedeva il periodo del governo Monti, è lo stesso periodo in cui l'Italia fu attaccata da Standard & Poor's e dalle agenzie di rating, quindi un periodo un po' particolare che ci è costato e ci costa ancora tantissimo, perché in quel periodo si innesca anche tutta la questione dolorosa dei titoli italiani, dei derivati italiani che, come sappiamo, il danno derivante da questa voce supera da solo tutti gli sforzi che stanno facendo gli italiani per sollevare l'Italia. Noi, con tutte le tasse che paghiamo, con tutti i soldi, diciamo, il bagno di sangue
che c'è ogni giorno, noi non riusciamo nemmeno a coprire il danno dei derivati. Tutto ciò ovviamente crea uno scenario abbastanza desolante, perché da un lato c'è un cittadino oramai snervato, vediamo che sta succedendo in Grecia, ma in Italia siamo molto vicini, il cittadino non ce la fa più a pagare tante tasse, a subire ogni giorno dei soprusi da Equitalia e quant'altro. Adesso si aggiunge anche delle leggi per conto mio assolutamente ci sono problemi di incostituzionalità nel decreto legge numero 59 del 2016, che è l'ultima creatura, diciamo, di questo governo, e ci stanno togliendo anche le case. Oramai i tribunali saranno vuoti, nella gioia, per così dire, dei giudici che curano le esecuzioni immobiliari, che saranno impiegati a far qualcos'altro. E niente, le case degli italiani verranno svendute, perché attenzione, non è stata fatta salva nemmeno la prima casa, per cui la nuova normativa è anche retroattiva per alcun verso, perché rientrano nelle aste quelle già compiute, per cui veramente una situazione drastica. Ad Atene, nuovi scontri tra manifestanti e polizia. Il Parlamento greco ha votato una riforma che prevede tagli alle pensioni e nuove imposte sul reddito per ricevere gli aiuti economici dai creditori internazionali. Ma l'opposizione è tornata a protestare e di fronte al Parlamento greco ci sono stati scontri tra manifestanti e polizia. Gli agenti hanno usato gas e lacrimogeni in risposta al lancio di sassi e molotov. La manifestazione era stata indetta contro le misure di austerità richieste dai creditori della Grecia, Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale, alla vigilia della riunione straordinaria dell'Eurogruppo per esaminare i progressi fatti da Atene e completare la prima revisione dell'accordo di salvataggio. Sugli eventi in corso ci aggiorna direttamente da Atene il nostro telereporter Gabriele Farci, in questi giorni in Grecia per il progetto La mia grossa grassa crisi greca. Non si placa il malcontento dei cittadini ateniesi in conseguenza delle nuove riforme prese dal governo. Il sistema pensionistico viene tassato di un ulteriore 30% ed è la quarta volta che succede. Questo fine settimana ci sono stati uno sciopero dei trasporti generale, mandando la città chiaramente nel caos, nonché due accese manifestazioni anche qui davanti alla sede del Parlamento, in piazza Sintagma. Prime liste respinte nelle elezioni comunali, una doccia fredda per Stefano Fassina, candidato sindaco per Sinistra Italiana. A Milano sono state respinte le liste di Fratelli d'Italia e Fucsia People. Ma mentre la situazione nel capoluogo lombardo sembra poter avere un lieto fine, per Sinistra Italiana, se il preannunciato ricorso non riuscirà a sanare la situazione, rischia di essere esclusa dalla corsa al Campidoglio. Abbiamo appreso con stupore che la commissione elettorale ha respinto le nostre liste di competizione per Roma, annunciato Fassina. Si tratta di una decisione che, se fosse confermata, altererebbe pesantemente l'esito delle elezioni amministrative nella capitale. Secondo la commissione elettorale circondariale, le liste sono state respinte per vizi formali non sanabili, come i moduli vecchi e dati mancanti. La candidatura di Fassina dipende ora dall'esito del ricorso al TAR, atteso per la prossima settimana. Il portavoce dei Verdi di Roma, Gianfranco Mascia, che appoggia Roberto Giachetti, ha scritto a Fassina sperando nel suo reintegro, ha messo però le mani avanti: garantiamo che ci faremo carico di molti temi della sinistra. Il candidato sindaco Carlo Rienzi, presidente del Codacons, ha offerto invece a Fassina il ruolo di assessore alla legalità e alle politiche sociali. Bisogna vedere l'esito del ricorso e comunque per me non cambia nulla. Da quando ho iniziato le primarie e durante tutta la campagna elettorale non ho mai smesso di avere un dialogo aperto con Sinistra Italiana, nonostante gli attriti, ha commentato invece Roberto Giachetti, per il quale comunque vada il popolo romano di centrosinistra potrà contare sulla sua candidatura.
Si è svolta a Pomezia in sala consiliare la presentazione del progetto Alternanza Scuola-Lavoro, frutto dell'intesa fra Comune di Pomezia, l'Istituto Superiore Copernico ed un gruppo di aziende ed enti territoriali. Il progetto partirà il 30 maggio e porterà direttamente gli studenti presso gli enti e le aziende che hanno aderito, dove prenderanno parte a stage formativi volti all'apprendimento di competenze professionali e tecniche. Un'opportunità concreta per i ragazzi a partire dal terzo anno di scuola superiore, che avranno modo di addentrarsi nel mondo del lavoro per acquisire importanti esperienze delle routine produttive e professionali. La professoressa Angela Gadaleta, dirigente scolastico dell'Istituto Copernico, ha fatto il punto sulle peculiarità del progetto. L'esperienza ha una durata triennale perché i ragazzi sono coinvolti dalle classi terze. Nella prima fase è stata formativa in aula, poi incontri formativi con esperti esterni e stiamo creando nuovi ambienti di apprendimento che facilitino il rapporto con il mondo esterno e nel futuro ci sono gli stage in azienda, tirocini, le esperienze formative in azienda, ci sarà la certificazione congiunta che vuol dire che le competenze che acquisiranno i ragazzi saranno certificate dalla scuola e delle imprese o enti di ricerca che collaborano con noi. Il possibile inconveniente di un progetto del genere è sempre l'eventualità che i ragazzi, una volta accolti dalle aziende, vengano relegati a mansioni di secondaria importanza o, peggio ancora, perdano soltanto preziose ore di didattica tradizionale, un problema già affrontato a monte, sottolinea la professoressa Gadaleta, che quindi punta tutto sull'efficacia e la concretezza del progetto. È la prima garanzia che ho richiesto e siamo noi che indichiamo all'azienda in quali settori vogliamo che i nostri ragazzi facciano l'esperienza. I nostri tutor affiancheranno i tutor aziendali per condividere il percorso formativo dei ragazzi e anche controllare le modalità di svolgimento di questo percorso. E in più io come dirigente scolastico, a seguito del report che mi porteranno i miei tutor, redigerò una relazione da inviare al MIUR sull'esperienza maturata in azienda. Ovviamente quelle aziende che non ci saranno sicuramente, ma che non dovessero condividere questo percorso formativo saranno segnalati al MIUR. Un concetto condiviso e ribadito anche da Giuseppe Bursese, presidente del gruppo logistico LDI, promotore e parte integrante del progetto, che mira quindi ad un impiego reale e concreto degli studenti durante gli stage aziendali. Intanto noi lo ospitiamo, ma non per scaldare la sedia. Verranno inquadrati attraverso un tutor che li seguirà passo passo attraverso l'inserimento sia a livello operativo sia a livello aziendale. Conosceranno un mondo tutto diverso da come si può immaginare. C'è la possibilità dell'inserimento, però dobbiamo lavorare su questi tre piani: le istituzioni, come dicevo prima, le scuole che sono fondamentali e le aziende. Come sottolineato nel corso della conferenza dal sindaco Fabio Fucci, il desiderio di Giuseppe Bursese era quello di restituire qualcosa di importante al territorio, un proposito portato avanti attraverso un lavoro incessante di coinvolgimento e coordinamento delle realtà imprenditoriali di zona, percorso in salita e non privo di ostacoli. È stato un lavoro non indifferente. Perché? Perché purtroppo nessuno fa niente per gli altri e quindi le aziende non volevano essere coinvolte, perché questo qui è un problema morale e personale delle aziende che hanno creduto sul territorio, sono cresciute sul territorio, hanno avuto molto dal territorio e quindi hanno bisogno assolutamente di essere educati e inquadrati per dare lo spazio ai giovani. E i giovani non devono andare all'estero, i giovani devono rimanere assolutamente sul territorio, perché i posti di lavoro si possono creare attraverso questi corsi di formazione. Soddisfatto il sindaco di Pomezia Fabio Fucci, che dopo aver ascoltato con grande interesse la testimonianza di un giovane studente, ha ribadito l'importanza di investire proprio sui giovani per far crescere di rimando il tessuto imprenditoriale della città. Stiamo costruendo il futuro con questa iniziativa. Si parla tanto e in modo, diciamo, troppo negativo dei giovani di questa città. Noi invece abbiamo scoperto che i giovani sono una grandissima risorsa del nostro territorio, hanno tantissime idee, tantissime competenze, tantissime capacità, come hanno dimostrato nei progetti che hanno portato avanti in questi mesi. C'è tutta una fascia giovane di popolazione che è pronta a dire la propria, ma soprattutto ha voglia di mettersi in gioco e di fornire anche alla città quella spinta propositiva di cui ha bisogno. Quindi sono molto contento perché
finalmente da questo spirito di emulazione positiva stanno venendo fuori tutta una serie di ragazzi e ragazze che hanno il desiderio di confrontarsi con temi anche importanti e con obiettivi sfidanti. Un nuovo strumento per la cittadinanza. Può descrivere brevemente questo nuovo strumento informatico? Sì, è uno strumento che il cittadino trova sull'home page del Comune di Aprilia, al tuo ufficio online, e servirà ad evitare file e trasferte verso il Comune, perché il cittadino può trovare in questo strumento tutto ciò che riguarda le operazioni effettuate tramite l'ufficio ambiente, il quarto settore, quindi informazioni sulla raccolta differenziata, sul porta a porta, sul totem dell'ecocentro, tutta la modulistica necessaria ad aderire ai vari progetti, nonché tutto lo stato dell'arte e delle pratiche che riguardano le domande sugli scarichi domestici. Quindi sia i tecnici che i singoli cittadini, accreditandosi con una password, possono accedere alla loro situazione e controllare a che punto è la pratica o verificare se i punteggi risultano, se sono corretti. Quindi è uno strumento molto importante per snellire le pratiche e far risparmiare tempo prezioso ai cittadini. La parte pubblica è accessibile direttamente, quindi andando sull'home page del Comune si clicca sul tuo ufficio online e si trovano già tantissime informazioni. Per quanto riguarda le informazioni sensibili del singolo nucleo familiare, del singolo cittadino, è necessario registrarsi e quindi ottenere questa password, perché chiaramente a tutela della privacy, perché poi ognuno deve poter accedere solo alle proprie informazioni, o il tecnico accedere solo alle informazioni dei propri assistiti. L'amministrazione Rutolo ha firmato nei giorni scorsi l'annuale ordinanza balneare. Diverse le novità presentate in questa ordinanza, tra cui la messa a disposizione di ausili speciali per garantire una maggiore accessibilità al mare, come la sedia dedicata al trasporto di persone con disabilità e anziani con difficoltà di deambulazione, l'installazione di torrette di avvistamento a tutela dei bagnanti e quella di posacenere nelle spiagge libere. Tuttavia, la vera novità saranno le spiagge pet friendly. È stato disposto che sugli arenili si potranno individuare delle aree dove far accedere i cani anche durante il periodo balneare. Quest'anno abbiamo voluto dare qualche elemento di novità all'ordinanza, ha spiegato il sindaco Luca Di Fiori. Vogliamo innovare i servizi con elementi sia per l'accessibilità sia per la sicurezza, mettendo inoltre il divieto di permanenza nelle spiagge durante la notte, se non per eventi autorizzati, per evitare che ci possano essere ingressi negli stabilimenti. Inoltre puntiamo a offrire qualche elemento nuovo per l'accoglienza degli animali, ecco perché durante il periodo balneare sarà possibile portare i cani nelle apposite aree, tenendo cura del decoro del territorio e dando la possibilità agli esercenti di costruire piccole aree dedicate agli amici a quattro zampe. A breve inoltre pubblicheremo un'apposita ordinanza che regolamenterà il transito dei cavalli. Abbiamo dato regole certe e definite per una stagione balneare che speriamo proceda per il meglio. Per quanto riguarda la sicurezza, la regolamentazione degli orari di balneazione previsti dal 1 giugno al 15 settembre garantisce il servizio di salvataggio dalle ore 9 alle ore 19, mentre dal 15 al 31 maggio e dal 16 settembre al 15 ottobre gli orari subiranno una riduzione.